Il grandissimo Alberto Sordi diceva: Roma non è una città come le altre, è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi. Un suggerimento che in una calda serata di giugno 4.000 podisti hanno deciso di ignorare, preferendo visitare questo museo all'aperto a suon di scarpe da corsa. Questa è la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma in notturna. È una gara stupenda perché ti dà l'opportunità di correre in centro di notte a Roma, è un'atmosfera magica. L'anno scorso fu una bellissima esperienza, ci sono stati migliaia di runner che hanno chiuso la gara, poi con l'arrivo in questa piazza è veramente qualcosa di stupendo. Piazza del Popolo è il cuore della Mezza Maratona. Da questo punto partiranno migliaia di runner, carichi di energia, impazienti di essere meravigliati da una Roma stellata, per poi tornare per tagliare il traguardo 21,097 km dopo. Luigi Villanova, runner, pacemaker e romano di adozione, è il nostro esperto sul campo. Il percorso è un percorso molto bello perché tocca dei punti molto caratteristici di Roma. La partenza è proprio qui dietro, in Piazza del Popolo. Si va verso Piazza di Spagna, Trinità dei Monti. Ci sarà il passaggio al Colosseo più o meno al terzo chilometro. Dopodiché si risale sempre ripercorrendo il Tevere e il rush finale con un bel rettilineo in Via del Corso per arrivare poi all'arrivo proprio qui alle mie spalle. Correre a Roma è particolare, dà emozioni uniche. Farlo in notturna è veramente una cosa eccezionale. Io vivo a Roma e corro in questa città tutti i giorni. Poterlo fare senza traffico e senza nessuno intorno è un qualcosa che capita assolutamente poche volte. La Mezza Maratona di Roma è uno degli eventi più partecipati d'Italia, non solo dai suoi padroni di casa, ma anche da chi porta la città nel cuore, pur trovandosi geograficamente altrove. Ben il 40% dei podisti erano turisti, 1.300 da fuori Lazio e 300 dal resto del mondo, riuniti in questa notte romana per vivere un'esperienza fuori dal comune. Una grande emozione per tutti, non soltanto per i romani, ma anche per i tantissimi turisti presenti stasera, potendo ammirare tutti i monumenti illuminati. È una gara che regalerà sicuramente delle emozioni uniche. A dominare sia il podio maschile che quello femminile sono gli imbattibili keniani. Tra gli uomini, Julius Kipnetic Rono taglia il traguardo in 1 ora e 9 minuti, mentre tra le donne, Caroline Rutto fa segnare 1 ora 22 minuti 58 secondi, seguiti a ruota da argenti e bronzi tutti italiani. Ma non sono solo loro i protagonisti principali di questa edizione. Altrettanto celebrati sono stati gli ultimi partecipanti ad attraversare il traguardo, calando il sipario sull'evento a suon di ruote. Sono Ivan, Marco, Raffaele e Mario, seguiti dagli spingitori dell'associazione abruzzese Inix Sport, capitanati dal socio fondatore Francesco D'Andrea. Siamo qui oggi per cercare di far correre una mezza maratona, in questo caso, a dei ragazzi che diversamente non potrebbero correrla. Quattro ragazzi con disabilità e 5 spingitori. Una mezza maratona spingendo questi ragazzi. Loro sono la parte più importante dell'evento. Avere a disposizione la città che gli permette di correre un evento del genere è la cosa più importante. In notturna è la prima volta, quindi l'emozione delle luci da brividi. E loro si emozioneranno perché il tifo sarà tanto. Ci auguriamo una grande partecipazione del pubblico e poi scappa la lacrima all'arrivo.
Antonello Venditti ha proprio ragione. Quanto sei bella, Roma, quando è sera.